decimo rapporto sulla Green Economy in Italia, conferma del fatto che nella nostra economia ci sono spinte positive che vanno intercettate. Contrastare, affrontare la crisi climatica non è solo una necessità, ma anche l'opportunità di rafforzare un'economia più a misura d'uomo e per questo più in grado di affrontare il futuro. In Italia in particolare la green economy incrocia alcune caratteristiche del nostro sistema produttivo. Ovviamente il nostro sistema produttivo ha anche tanti aspetti negativi, dal nero al caporalato, al sud che perde contatto, ma c'è una parte importante del nostro sistema produttivo che è legato all'innovazione, alla qualità, alla bellezza, alle comunità, ai territori. E insomma è l'Italia che fa l'Italia. Ecco, questa parte del sistema produttivo, stiamo parlando nel caso della Green Economy di 432.000 imprese, è quella che innova di più, esporta di più, produce più posti di lavoro. Quest'anno, ad esempio, con un aumento molto forte rispetto all'anno scorso, di 100.000 unità, gli occupati che sono collegati a competenze ambientali sono 3.100.000. Questo significa che abbiamo la possibilità al tempo stesso di dare una risposta alla generazione Greta, non carezze, che spesso sono un po' pelose anche, diciamo, sono un po' diciamo, di comodo, ma risposte e in questo senso di assecondare, se vogliamo, le intuizioni, le proposizioni della Laudato Si più di altri modelli economici, più del Guangdong, più degli Stati Uniti, perché quando l'Italia affronta l'innovazione, le sfide del futuro, i problemi aperti, senza perdere la propria anima, è un paese formidabile.